La città della musica nasce a Ravello con l'auditorium firmato da Oscar Niemeyer. Oggi l'inaugurazione, fino a domenica, forum e concerti. Grazie all'auditorium Gioiello, 400 posti, sospeso tra il cielo e il mare di Ravello, una creazione del grande architetto Niemeyer, oggi una realtà, una lunga avventura iniziata 10 anni fa, stamattina all'inaugurazione, in diretta da Ravello, città della musica, l'inviata Antonella Fracchiolla, a te la linea. Sì, buongiorno da Ravello. Si è conclusa poco fa l'inaugurazione dell'auditorium, questa struttura da 400 posti affacciata su uno dei panorami più belli al mondo. L'auditorium è stato inaugurato dal presidente della regione Antonio Bassolino, dal sindaco di Ravello Paolo Imperato, dal presidente della Fondazione Ravello Domenico De Masi, che è qui con me e che tra poco ascolteremo sul significato di questa giornata così importante per Ravello, per la costiera amalfitana, per tutto il mondo della cultura in Campania. Ricordiamo subito che l'auditorium ha avuto una storia piuttosto lunga e tormentata. Il progetto è stato consegnato dall'architetto brasiliano Oscar Niemeyer, che ha 102 anni, 10 anni fa. Ma la vicenda poi ha subito una serie di rallentamenti e c'è stata anche una lunga querela giudiziaria per via delle contestazioni che arrivavano soprattutto dagli ambientalisti d'Italia Nostra. Oggi tutto questo sembra alle spalle, c'è la soddisfazione per quest'opera finalmente realizzata. Grande motore dell'iniziativa insieme alla Regione Campania, che ha finanziato l'opera con 16 milioni di euro, e Domenico De Masi, il presidente della Fondazione Ravello. Perché l'auditorium? Ma l'auditorium perché Ravello è fredda d'inverno e calda d'estate, quindi i turisti ci sono d'estate e non ci sono d'inverno perché non ci sono attrattive. E invece 18 splendidi alberghi restano vuoti. Quindi per destagionalizzare il turismo e per dare un'offerta culturale tutto l'anno, per avere cioè quel turismo consapevole che ama la buona cucina, ma che ama anche un'accoglienza cordiale non invadente, che ama la buona musica, che ama gli spettacoli di alta qualità. Una Salisburgo del Mediterraneo a tutti gli effetti. Vogliamo ricordare anche che da oggi fino a domenica sono 3 giornate di eventi, di concerti, di mostre, di convegni. Vogliamo ricordare qualcuno degli appuntamenti? Beh, abbiamo iniziato in modo molto meridionale con la banda, perché la banda è stata la educazione musicale di tutti noi. Poi oggi pomeriggio avremo uno straordinario spettacolo di danza col Bolshoi Brasil. Domani avremo il San Carlo per la Nona Sinfonia di Beethoven. Salvatore Accardo. Avremo poi Dalla la sera e dopodomani Salvatore Accardo. 2 grandi convegni, uno sulla cultura in Campania e poi un grande omaggio dei maggiori architetti italiani a Niemeyer in un convegno di domani pomeriggio. Infine, ma non infine, i 22 cuochi della Campania, che sono insigniti di stelle Michelin, offriranno 2 cene che saranno intitolate 28 stelle per Niemeyer. Va bene, io ringrazio il mio ospite Domenico De Masi e restituisco la linea allo studio.